grande partecipazione in occasione di HFC e Fight Club in the Reality. È stata una vittoria che ti ha fatto un po' sudare, però alla fine è stato raggiunto un bel traguardo. Sì, guarda, quando uno si impegna, fa tanti sacrifici in palestra, poi i risultati vengono. E oggi, appunto, il risultato è stata una grande vittoria, soprattutto qui a casa mia, a Vasto. E per me è stato un riscatto, che l'edizione passata non è andata tanto bene, ho perso. E quest'anno quindi sono salito lì con tutte le intenzioni positive e tutti i sacrifici fatti, come ho già detto, in palestra sono stati ripagati. Infatti ci tengo a ringraziare tutti i tecnici che sono stati dietro di me, a partire dal maestro Giuseppe Laverghetta, con la quale ormai sono svariati anni, ma veramente tanti che mi alleno con lui. Poi ci sono stati due ragazzi della Oltrecorpo di Lecce, del maestro Fabio Siciliani, e infine il maestro Antonio Ciarrocchi della Box Termoli. E di nuovo un ringraziamento speciale a loro e a tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno sopportato oggi qui su questi spalti. E cos'altro? Qual è secondo te il segreto per arrivare alla vittoria? Ma guarda, il segreto è impegnarsi, soprattutto quando uno pensa che non ce la fa più, è là che deve dare il meglio di se stesso. E un altro pensiero che ho è, non è vincere o perdere, l'importante è che quando uno scende da quel ring sa che ha dato tutto se stesso, sia che ha vinto sia che ha perso. È stata una bellissima riuscita come secondo anno, poi col connubio con Fight Clubbing del Reality. Siamo contentissimi, abbiamo fatto il pienone e siamo contentissimi, ecco. Molto emozionato. Sono... Cosa ne pensi dei tuoi atleti, delle performance dei tuoi atleti questa sera? Si sono allenati tanto, hanno portato una vittoria e sono soddisfatto per loro. Ecco. Allora, un commento a caldo sul match, com'è andata? Allora, è andata bene, però poteva andare meglio, non mi sono espresso nel migliore dei modi perché l'avversario era un po' sgorbutico. Volevo fare meglio e dimostrare ancora di più, devo dimostrare tanto, questo è solo l'inizio. Voglio migliorare sempre di più e puntare sempre più in alto. Questo è solo un inizio e al più presto voglio puntare un titolo. Quali sono i prossimi appuntamenti? Già a gennaio ne vorrei fare un altro, adesso sto parlando con vari manager per mettermi sotto di loro e punto arrivare subito a un titolo. E dopo questa vittoria vogliamo anche specificare che tipo di allenamenti sono stati seguiti per raggiungere questo bel traguardo? Ci vuole tanta preparazione e tanti sacrifici. L'allenamento ci vuole la testa, tutto quanto. Se hai buone persone dietro questo può avvenire. Io ho un preparatore, chi mi segue pugilisticamente, quindi sono ben protetto. Dalla preparazione atletica, che lui viene anche seguito da un preparatore atletico per la parte fisica e muscolare. Noi in palestra facciamo ripetute al sacco, guanti, sparring, sparring condizionato, un po' di atletica, un po' con vuoto con i pesi, tutto qua, non è che è una combinazione con il preparatore atletico. Ti aspettavi che Luigi raggiungesse questo risultato? Sì, questo sì, anche perché conosciamo il valore del suo avversario, Rauseo è un ragazzo grande come me di età, però è un ragazzo che ha battuto e ha chiuso con pugili di Serie A, gente che ha fatto titoli, li ha messi KO, comunque è un buon test, non è il perdente di turno. E soprattutto lui viene comunque da un'ottima scuola campana, si vede, e oltre al fatto che è mancino, allora io ho lavorato con Luigi in palestra cercando di impostare un po' l'incontro, come comportarsi su un pugile di guardia mancina. E non è finita qui, perché daremo la possibilità anche nel proseguo, cioè in vista delle semifinali, di scegliere i rispettivi match in base all'esito degli incontri di questa nottata, ossia gli atleti che disputeranno i match più belli o faranno i KO più belli della serata sceglieranno lo sfidante delle semifinali, quindi non finiscono qui le novità.
Benissimo, vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti? Assolutamente sì, oggi appunto stiamo concludendo i quarti di finale, il secondo appuntamento del torneo è fissato il 15 marzo a Lecce e poi chiudiamo il torneo con le finali che si disputeranno sabato 16 maggio 2020 al Giovanni Paolo II di Pescara.